per effettuare i lavori del loro che stanno facendo sopra. Ora si attende che i carabinieri visionino i filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso per comprendere cosa è successo e chi ha portato via la cartella con i documenti. Ed ora torniamo ad occuparci dell'inchiesta sugli appalti truccati alla provincia di Salerno. Sono 79 le richieste di giudizio, coinvolti anche l'ex presidente Angelo Villani e il sindaco di Agropoli Franco Alfieri. Sentiamo. Corruzione e tangenti per gli appalti alla provincia di Salerno, coinvolti Alfieri, Villani e noti funzionari pubblici, 60 gare truccate in cambio di tangenti, 32 episodi di corruzione tra imprenditori e funzionari pubblici e 26 atti falsi. Questi mega numeri dell'inchiesta con 79 indagati di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio. Bisogna attendere il 7 maggio per l'udienza preliminare per l'inchiesta che ha già visto patteggiare l'imprenditore Giovanni Citarella, ex presidente della Nocerina Calcio. A rischiare il processo nomi noti, tra cui l'ex presidente della provincia, Angelo Villani, accusato di peculato, e il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, accusato di corruzione. E poi funzionari di enti pubblici, costruttori edili della regione ed imprenditori come Giuseppe Carmine Ruggero di Capaccio, che hanno già patteggiato. Secondo l'accusa, gli appalti di Palazzo Sant'Agostino per la manutenzione delle strade e per altri interventi venivano assegnati con il pagamento di una tangente d'importi tra i 3.000 e i 50.000 euro. A costituirsi parte civile la provincia e i comuni di Agropoli, Fisciano, Nocera Inferiore, Battipaglia e Campobasso. I fatti, 10.000 euro per l'affidamento dei lavori di ampliamento riguarda due appalti precedentemente assegnati ai Ruggero e 15.000 per il suo impegno per l'affidamento agli stessi imprenditori di tre lavori nel comune di Altavilla Silentina per 300.000 euro, con l'aggravante di avere commesso il fatto in occasione della stipula dei contratti con la provincia, di cui lui stesso era amministratore. Questa è l'accusa per il sindaco di Agropoli Alfieri. Il presidente della provincia, Angelo Villani, per lui l'accusa è di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico per avere chiesto e ottenuto, indicando il falso, di far asfaltare per 40.000 euro una strada che conduce al deposito Superalvi di sua proprietà. Quel bitume, secondo la procura, era stato acquistato dall'ASI di Mercato San Severino per asfaltare aree di sua competenza, tra le quali non rientrava assolutamente quella indicata dall'ex presidente. Solo un assaggio delle tante accuse contestate dalla procura, che ci va giù duro e chiede per gli indagati.